tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer. Siamo tornati su Alan Wake con il nostro meraviglioso, affascinante, spericolato e caffeinomane Alan Wake. Allora, purtroppo nell'ultimo episodio ci siamo di nuovo dovuti andare a infilare nel buio della foresta e io non ne sono per niente contenta, ma tant'è, andiamo. Gli show radiofonici possono farti comprendere meglio gli eventi che hanno luogo a Brick Falls. E quindi. Pile esaurite! Iniziamo così? Iniziamo con pile esaurite! Ah! Ho sbagliato, ho sbagliato tanto. Non volevo fare questo. Ok? Ah, ok, no, è vero, eravamo arrivati in zona. Sì, ok, mi ricordo, qui ora dovremmo poter ricaricare le batterie, giusto? Sì, l'avevo già fatto, ma il gioco non mi ha salvato qua. Vabbè, non importa, l'importante è che abbiamo. Pile torce, non c'è nient'altro. No, va bene. Proseguiamo la discesa in questo antro oscuro e malefico. E io già temo, già temo. Oh, cosa? Ah no, sono io, ok. Allora, Alan, non iniziamo a saltare. Alan, non iniziamo a saltare. Allora, L'overspeaker alla fine del percorso naturalistico. sì, l'overspeak è di là, però. Scusa, e allora questo sentiero dove porta? Dove. No, aspetta, io in teoria dovrei andare dall'altra parte, però. Aspetta. Cosa tutto c'è qua? Aspetta. Si è chiusa la porta, mi fai riuscire, vero? Ah, ok. No, tipo pensavo di essere chiuso dentro. Alan, non mi far venire sti colpi. Aspetta, ma qua c'è una freccia che mi dice di andare di là. Cioè, l'overspeak è dall'altra parte. Io vado da questa parte, no? Anche se c'è la freccia gialla che mi indica. Ah, cosa no? Lampadina, perché ti fulmini così? Perché? Aspetta, c'è un telefono, c'è un telefono. Posso chiamare? Ovviamente no. Oh, c'è la voce brutta! C'è la voce brutta! C'è gente brutta! C'è gente brutta! Girati! Girati! Spara, spara, colpisci! Illuminali! Spara, spara, spara! Colpiscili! Ah! No, 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 non ti avvicinare! Non ti avvicinare! Ok, uno è andato. No, no, Alan, abbiamo una mira di cacca. Alan, io e te, c'è uno che mi tira le accende da dietro! C'è uno che mi tira le accende. Non saltare, per l'amor di Dio, Alan! Ma porco cribbio! Oh. Dannazione a te, al cacchio di fantasmi, al cacchio di joypad, porca puzzola! Porca puzzola! E non voglio dire altro, voglio essere educatina e non voglio dire altro. Allora, io in teoria devo andare per di qua, l'overspeak è per di qua. Quindi noi se seguiamo il sentiero. È corretto? Sì. L'overspeak. Di qua c'è un sentiero pure di qua, ma io non ci vado di là. Sono molto indecisa. Ascolta, no, mi è rimasto il dubbio. Scusa, sono curiosa. Alan, abbi pazienza, ti faccio andare un po' avanti e indietro. Però sono curiosa di sapere cosa c'è dove ci indicava la freccia nascosta nella roccia. Cioè la freccia che si vede. Ah, corri! Ah, se premo qua corri, ok. Me l'ero dimenticata, ok. Io me l'ero totalmente. Ah, sei già stanco? Sì, ma porca pupazzola, cioè, Alan. Tesoro, meno caffè e un po' più di Red Bull. Andiamo? Ok. Altra freccia che ci dice di andare nella grotta, nell'antro oscuro. Che secondo me non promette per niente bene. Io la vedo tanto grigia questa faccenda. Non è che ora mi arrivano pure i pipistrelli. Cosa? C'è un'altra freccia, c'è un'altra. Ah, pipistrelli, li sento i pipistrelli. E qua c'è roba. Ah, c'è la torcia, quella figa. Aspetta, aspetta. Fucile. Un fucile, vieni, tutto mio fucile, tutto mio. Sì. Vai, fucile, munizioni ce n'è qua. Ti apri? Ti ap apriti, grazie. Munizioni, vai, munizioni, torce, pile, c'è di tutto, benissimo, ok. Andiamo. Altre frecce che mi dicono cosa fare, cosa farne della mia vita, della mia esistenza, no? Ok. Oh, che figa però sta grotta. Che figa. Guarda, che con i corvi, segnale di male augurio, segno di malaugurio, segno di malaugurio. Ok. Va bene. Allora, sicuramente di giorno e quando non è infestato dai fantasmi, questo posto è meraviglioso, non ho dubbi, non ho dubbi. Però in questo momento non vedo l'ora di uscire da qua. Andiamo. Alan, corri! Oh, cribbio. Si stacca in fretta il signorino, però, eh. Ok.
Torniamo. Non è che mi ricompaiono i signori, io li ho già uccisi, quindi qua non compare più niente, giusto? Giusto, ok, perfetto, la logica mi dà ragione, benissimo. Ora attraversiamo il ponte, non è successo niente prima, non succede niente ora. E di nuovo ok. Ogni tanto con Alan riesco a fare questi scatti, però poi mi si spompa subito, cioè non è per niente. Allora, qua frecce io non ne vedo sulle rocce, quindi io seguo l'indicazione per andare a recuperarci la moglie. Alan, dobbiamo recuperarci la moglie, ci siamo persi la moglie. No, sta cambiando il suono nel gioco. Sta cambiando il suono nel gioco, vedo tutto annebbiato, vedo roba che si muove, non va bene. Non va bene quando è così, non va bene. Alan corri, sei stanco, ti odio. Alan corri. Alan ne va della nostra vita, ne va della mia sanità mentale, ti prego corri. Alan corri. Corri, no, brutta, brutta, brutta cosa, uccidilo, uccidilo, fucilalo, fucilalo, fucilalo. Oh, aiuto. Ah, dannazione a chi mi lancia l'accetta. Tu muori, ma perché non muore sto tizio? No, 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 aspetta, ho finito tutto! Ho finito le munizioni, ci ho finito tutto, aspetta, 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 dammi 3 secondi, fammi ricaricare tutto, fammi ricaricare tutto, ci sto mettendo un'eternità, aspetta. Alan più veloce, Alan più veloce, io non ci credo che ci vuole così tanto. Lo stiamo sparando al niente. Come buttare munizioni, come buttare munizioni e morirci male. Come buttare munizioni e morirci male. Va bene, ci riproviamo. Ok, ora sappiamo da dove arrivano, dovremmo essere avvantaggiati. Ok, vai, vai. Piglialo, piglialo, piglialo. Veloce, veloce, Alan. Alan, ti prego. Alan, ok. No, prima gli siamo arrivati proprio dritti in faccia. Ok, e uno fatto fuori, perfetto. Gli altri signori dove siete? No, io mi vado a nascondere dentro il tronco dell'albero. Io mi nascondo nel tronco dell'albero e fuggo. E fuggo. Ah, no, 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 no! Dannazione! Brutto pezzo di merda! Brutto pezzo di merda! Non me l'aspettavo, non è giusto! Tu non dovevi essere qui! Tu non dovevi essere qui! Cacchiarola che mi prendono ad accettate. Io se scopro chi è quello che mi lancia le accette, lo prendo a fucilate. Non è vero! Non è vero, perché tanto non lo becco! Non lo becco, ma lui becca me! Io non lo becco, ma lui becca me! Ok. Alan, però, Cristo è Dio, tu non puoi essere così stanco dopo 3 passi. Cioè, non è normale! Non è normale! Dove? 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 No, 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 ce n'è anche uno dietro, aspetta, ce li ho di lato, ce li ho dietro, ce li ho ovunque. Ce li ho ovunque, sono tanti. Ma perché sono così tanti? Ma il fantasma non era uno? Non era uno? No, ti prego, non moltiplicarti in questo modo. Ce n'è ancora uno dietro, vero? Ce n'è uno dietro, io non l'ho ucciso, quello dietro, lo so già. Lo sento, si avvicina, lo sentivo che si avvicina. Ma aspetta, 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 dove sei? Dove sei? Dove sei? Aspetta, ah, ok, uno fuori, girati, girati. Alan, girati, girati, ok. Dai, dai, ricarica, aspetta. Ok, pile esaurite, proprio all'ultimo istante ce l'abbiamo fatta, Alan? All'ultimo istante. Ma porca miseria, che sfiga immane. Ma quanto siamo sfigati e scemi. Luce, luce, salvami tu. Luce? Luce, ok, c'è un generatore, accendilo. Accendi in fretta il generatore. Alan, Alan, per l'amor di Dio, accendi il generatore. Aspetta, aspetta, forse c'è un'altra cosa. Ah, aspetta, aspetta, fammi ricaricare. Prima ricarica, ok, ricarica tutto, ok. Ok, vedo roba là che sbrilluccica, roba mia. Sì, manoscritto mio, manoscritto mio. Dopo li leggiamo. Ora non ho tanta voglia di soffermarmi a leggere. Sono un po' presa dall'ansia. Ah, ok, l'ansia sale. E l'ansia sale, l'ansia aumenta a dismisura. Porca puzzolita. Ok, riusciamo ad accendere il generatore che ci riporta alla luce di pace, serenità, gioia. Vai, vai, gira, gira, ok. No, aspetta, Alan, dobbiamo aspettare che arrivi nella parte verde. Ok. Al millesimo tentativo noi ce la facciamo, vero? Io e il joypad. Non che con la tastiera sia tanto più brava, in effetti. Però col joypad faccio particolarmente pena. Ok. Ci siamo ricaricati? Sì. Ok. Allora, c'era la luce lì, quindi ora mi aspetto che succeda qualcosa di veramente, veramente brutto. Aiuto. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Altra scritta, scritta. Cosa mi suggerisci? Roccia, cosa mi dici? Non riesco a leggere. De te. Aspetta, fammi spostare. C'è il cespuglio davanti, però. The taken are filled with darkness. Ok, quindi i catturati, i presi, sono pieni di oscurità.
Oddio, non lo so. Oddio, non sono molto sicura della traduzione. Cioè, io il mio inglese ormai non. Io no, no, cosa no? Anche con lei non vado d'accordo. Non vado, non io okay, che imparo l'inglese, ok? Le giuro che imparo l'inglese, lo imparo meglio. Lo imparo meglio. Torna verso la luce. Alan, corri verso la luce, corri. Vai verso la luce, non puoi essere stanco, ti odio. Li sento che arrivano, sento i passi, sento i passi, mi stanno per accettare, mi stanno per accettare. Lo sento, è qui, è qui. È lì, schiva, schiva. Certo, quando, ma 3 volte mi ha preso, 3 volte, Alan, 3 volte. 3 volte. Cioè, non siamo neanche riusciti a schivarne una, manco per sbaglio, manco per sbaglio. Ok, la luce ci protegge, ma quindi se io esco il tizio torna? Aspetta, piano piano. Lei mi è qua in giro? Era qua un secondo fa, signore. Lei è ancora qui? No, non è più qui. Ok. No. Se n'è andata. Cioè, la luce l'ha spaventata così. Tanto! No, non l'ha spaventata! La spavento io, ci penso io. Alla distanza, da lontano, da lontano. Alla, mi cambi le batterie ogni tanto della torcia, ma quanti cribbio sono! E lanciano roba, torna verso la luce, torna verso la luce. Ok, tatticone. Tatticone, sono tanti, sono brutti e sono veramente tanti. Quindi andiamo avanti così, ci avviciniamo poco a poco, ne facciamo fuori un paio, torniamo verso la luce e poi ne facciamo fuori altri. Vai. Vai, Alan, ok, li vedo, li vedo. Ti ho visto? Ti ho visto, eri lì dietro, ti ho visto? Ti ho visto, no, no, no. Certo, guardali, guardali. Sembrano un'orda di zombie. Un'orda di zombie. Spara, spara, becca la testa. Alan, Alan, ok. Alan, ok, vai. Ok, vai. Ricarica, ricarica da lontano. No, tirano roba schiva. Bravo. Niente, bravo, Alan. Bravo, Alan, che a furia di prendere accettate in faccia ce la facciamo. Hai imparata la lezione, vero? Sono quelle cose che ti rimangono impresse. Un'accettata in faccia non te la dimentichi più. Un'accettata è per sempre. Ok, questo episodio si chiamerà un'accettata è per sempre. Aiuto, di qua cosa c'è? Mi fa. Caffè! Caffè! Caffè? Ma i tizi mi raggiungono anche qui? No. No, solo quando si arrabbiano. No, aspetta, l'ho visto. Ho visto un movimento. Ti ho visto! Ti ho visto! Fetente! Fetente, ti ho visto! Aspetta, ecco, fatto fuori ce n'è un altro. Merde, merde, io pensavo che fossero, rimanessero sulla strada gli stronzetti. Brutte merde, ti ho visto, sei lì dietro e ti becco attraverso il legno. Guarda che ti becco attraverso il legno, vai. Un altro, ma siete merde, ma siete proprio merde. Spara, no, ma metti altri, ma non l'ho fatto fuori l'altro, scusa. No, io mi sembrava di averlo fatto fuori. Sì, allora, ok. Però rimangono a distanza. Cioè, anche il legno vi fa paura? Cioè, davvero? Aspetta, che ti raggiungo io. Aspetta, che ti raggiungo io. Sono un po' baldanzosa. Aspetta, fammi avvicinare alla luce prima. Fammi avvicinare alla luce. Aspetta. Stavo scherzando. Sono una caga sotto. Stavo scherzando. Volevo fare la super coraggiosa a dargli incontro così a spada. No, invece no. Sì, a spada, ma a pistola. Ok? Dove mi siete? Dove siete? Giochiamo a nascondino col fantasma simpatico e giocoso. Ragazzi, ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto. Girati, girati. Eccoli là, mi mancano due. Ragazzi, quello là è gigantesco. Sbaglio più grande degli altri. Dai, e infatti non va giù. Non va giù. Vai giù. Cribbio. Oh, porca miseria. Ok, iniziate a farmi un po' meno paura, vi dico la verità. Adesso non è vero, non è vero, mi sto cagando in mano comunque. Però dopo che ho schivato quell'accettata così e che ho iniziato a sparargli dalle fessure tra le travi di legno, non lo so, mi sento un po' più faiga. Cioè, non lo so, penso di aver preso, raggiunto una certa dimestichezza con l'uso. No, dai, basta, la smetto. Ok, andiamo avanti. Basta dire cazzate che poi il gioco ci punisce, giustamente. Ok, ne abbiamo incontrati 10.000. Ora po potremmo arrivare, corvo. Come sono coraggiosa. Come siamo coraggiosi, Alan. Loverspeak, no? Aspetta, qua cosa c'è? Aspetta, fammi vedere. Allora, la strada è per di là, però io voglio vedere un attimo qua cosa c'è. Altro caffè? Mi date del caffè? Mi date delle scritte? No, non mi danno niente. Non mi danno niente. Solo accettate in faccia.
C'è qualcosa di qua, qualche freccia, qualche manoscritto, qualche tazza di caffè. Sento una voce? Ho sentito una voce? No. Mi è sembrato di sentire una voce. Allora. No, musichetta, non cambiarmi ora, dai, dammi un attimo di tregua. Lover speak per di là. Ciao luce, illuminami di menso. Ciao luce, illuminami di menso e non si può passare. Ah, ok. Allora direi che. Però io devo andare da quella parte. L'overspeak è per di là. Però c'è un sentiero qua. Andiamo. Oh, cioè si muove! Si muove! Perché si muove da solo? Perché si muove da solo? No, sembra una di quelle scene horror, tipo dove c'è l'altalena nel parco giochi abbandonato. Un caffè, caffè, vai, caffè, caffè, caffè. Ok, caffè. Caffè preso, e questa? E questa che cos'è? Vabbè, aspetta, oh, c'è un bidone, lo posso. No, non posso farci niente, li posso solo spostare. Vabbè, ma non mi interessa a me sta roba, dai. Da dove cacchio passo? Ah, aspetta che c'era il barbatrucco. Aspetta che c'era il barbatrucco e io non l'avevo visto. Complimenti, siamo furbi come delle faine. Alan, siamo dei geni. Ce la fai, Alan? È un gradino, stai fermo, calmati. Cosa? No. No, devo prendere la funicolare. No. No, io non la piglio. No, abbiate pazienza, io non la piglio. Io mi fermo qua, io mi fermo qua. Ciao, sì, certo, contaci. Ma davvero? Ma davvero? No, ma vabbè. No, ma perché? Munizioni esaurite pure, ci mancava questa, ci mancava questa. Ok, mamma mia, io a furia di giocare a sto gioco perderò la voce, cioè sto urlando veramente come un'ossessa. Oddio, chissà che pensano i vicini. Porca miseria, un giorno o l'altro chiameranno la polizia perché penseranno che qualcuno mi sta prendendo ad accettate in casa. Va bene, oddio, forse dovrò andare a tranquillizzarli sul fatto. Allora, questo episodio lo finiamo così, il prossimo andrà peggio, andrà tanto peggio, andrà peggiorissimo, peggiorissimo. E purtroppo prendere accettate in faccia tutte le volte non ci insegna niente in realtà. Va bene, ragazzuoli, fatemi sapere se vi divertite a ascoltarmi urlare per 20 minuti più o meno e se la cosa vi aggrada o se volete che faccia video più lunghi su Alan Wake. Io sinceramente sto cercando di farli un po' brevi perché, ripeto, cioè, la maggior parte del tempo la passo a urlare e la cosa, oltre a farmi male alla gola, a fare un po' male alla gola, non è molto salutare per il mio povero vecchio cuore. Ok, io mi vado a bere un caffè e noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Bacio e braccio a tutti, ciao ciao!